Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo video, nuovo video, che è un veloce video di aggiornamento, perché allora, avete detto dal titolo, domani finalmente me ne vado in vacanza, me ne vado una settimana a Londra, quindi sarò via, non potrò rispondere ovviamente ai commenti, insomma, ai post su Facebook e quant'altro, quindi non ci sarò, diciamo, attivamente sui miei contatti, i miei social, il mio canale. Anche se proprio riguardo ai social volevo comunque dirvi che io da Londra magari posterò le foto, vi faccio vedere un po' i posti che vado a vedere, le mie impressioni. Quindi diciamo che sui social sarò moderatamente attivo. Quindi per chi fosse interessato a farsi i cazzi miei, insomma, trovate in descrizione tutti i link a profilo Facebook, pagina Facebook, Twitter. Twitter è importantissimo stavolta perché io chiaramente non mi porterò come un computer a Londra. Ma userò il mio cellulare e dal cellulare mi trovo molto più comodo a postare su Twitter che non su Facebook. Dal cellulare mi trovo più comodo su Twitter, quindi è facile che posterò più like su Facebook, però poi vedremo. Insomma, comunque voi lasciate un like alla pagina, chiedetemi l'amicizia sul profilo e seguitemi su Twitter così non vi sbagliate, sempre se avete voglia, se vi interessa un minimo. Tra l'altro spero di... cioè è un viaggio questo, oltre che chiaramente perché voglio vedere Londra, non ci sono mai stato. Sono anche contento perché lì i videogiochi costano molto meno e spero di fare un bel bottino, insomma, di tornare con tanti bei nuovi videogiochi, perché chiaramente ho intenzione di visitare parecchi negozi anche di videogiochi. Vado anche lì per lo shopping videoludico, anche se non solo, ovviamente. E detto questo, quindi avvertiti della partenza, ok, correlato a questa cosa c'è la parentesi Pink Slips. Che ve l'avevo accennato, insomma, che ci stavo già pensando, che sarebbero arrivati prima di FIFA 15, quindi già qualcosa con FIFA 14. La realtà è questa: io volevo, tanto passa un motorino, una moto, non so cos'è, ha fatto un casino bestiale, non so se l'avete sentito. Dicevo, io volevo fare questo Pink Slips, volevo cominciare a fare il primo prima di partire. Il problema è che sono stato impegnato con gli esami fino a pochi giorni fa. Chiaramente avevo altro a cui pensare, non ho avuto tempo per pensare e organizzare questo video. Una volta finito l'esame mi sono trovato subito a dover fare i preparativi per partire e quindi di fatto mi è mancato il tempo. Peraltro il poco tempo che ho avuto l'ho impiegato per registrare 3, 4, 5 video che comunque andranno sulla prossima settimana, quindi non vi lascerò senza video. Mi sono impegnato, mi sono fatto in quattro in questi giorni per registrare, montare e caricare i video che usciranno poi durante la settimana che ho già programmato. Quindi aspettate. Scusate, ma ovviamente la gente ha l'idea di chiamarmi sempre mentre faccio i video, sempre qualcosa che deve squillare per qualche strano motivo. Comunque, non mi ricordo neanche dove ero rimasto. Ah sì, Pink Slips. Quindi avrei voluto farlo prima di partire, sto video, avrei voluto cominciare a farli. Il problema è che ho finito gli esami, mi sono trovato a organizzare tutto per partire, quindi anche fare subito i video da mettere su per quando poi sarò via. Quindi ho deciso di rimandare tutto con calma a quando torno. Quindi quando torno poi vi farò sapere. Vi prometto che la prima cosa che organizzerò appena torno sarà il video. Quindi diciamo che una volta che sarò tornato, tempo una settimanella per organizzarmi e cominciamo. Anche se ovviamente non li farò spessissimo, cioè soprattutto non va a aspettare i grandi giocatori. Al momento posso fare poco, cioè posso mettere in palio giocatori non di chissà quale valore, insomma. Però, insomma, a pensare il poco che posso fare fin per ora, faccio quello che posso. E detto ciò, cos'altro volevo dire? Aspettate, mi sono preso qualche appunto, sennò dimentico poi le cose che ho da dire. Ah, ecco, beh, poi c'era il fatto che partendo io il no, domani, quindi il 23. Di fatto la cosa bella è che domani uscivano, comunque c'erano tutte le cose che volevo. Allora io mi ero iscritto alla beta di Destiny che ho provato per un po', ma che è stata chiusa negli ultimi 2 giorni e che riaprirà proprio domani. Quindi di fatto per me è finita, ho giocato molto meno di quanto giocheranno gli altri. Mi ero iscritto alla beta di The Crew che in teoria ha aperto proprio in questi giorni. Non so se fare tempo a provarla questa perché i codici stanno mandando un po' a scaglioni. Quindi devo un attimo capire, non so neanche se mi hanno preso, ma penso di sì. Però peccato che anche questa beta comincia quando io vado via e quando torno sarà chiusa. Poi, se non sbaglio, sempre in questi giorni esce il DLC Dark Souls 2 che purtroppo dovrò giocare con ritardo di una settimana. Insomma, mi dispiace un po' perché videoludicamente c'è tanta roba nel momento in cui sto via, però
mi rifarò quando torno. Tra l'altro, spero che uno dei video di questa settimana, insomma, sarà anche, al momento non lo so perché non ho ancora fatto un video su Destiny. Spero di farlo a breve e magari caricarlo su mentre sono via, perché vorrei parlarvi anche della beta. E cos'altro dirvi? Boh, ecco, una cosa, questa è una cosa che volevo dirvi da tempo nei video. Mi sono sempre dimenticato qualche occasione per dirvi adesso. Vi prego, non scrivete primo quando carico un video. A che serve dire sono il primo ad aver commentato? Ve lo dico proprio con tutto il cuore, perché ogni volta che leggo qualcuno ancora a scrivere primo, cioè, fate la figuraccia, ecco, non so, ve lo dico molto, in maniera molto edulcorata, fate una figuraccia. Diciamo che la mia stima nei vostri confronti scende un filino se scrivete primo. Veramente, non serve a niente, è una cosa proprio stupida. Tutto qua. E poi, babbo, vi ricordo Go FIFA Coins, sempre in descrizione, per comprare i crediti a prezzi bassissimi. Però voglio ricordarvi che su questo sito per comprare crediti, e quando dico prezzi bassi, sono prezzi veramente bassi, adesso i 100k si trovano a meno di 2 euro. Ma quando dico appunto prezzi bassi, significa anche che sono affidabili, se no non ve lo direi. Io questo lo ricordo perché tanta gente mi chiede: ma sei sicuro che sono affidabili? A parte sì, sono sicuro. Comunque, per ogni dubbio, anche per cosa dovete fare, se qualcosa dovesse andare storto, io ho fatto un tutorial che trovate in descrizione, che spiega tutti i dubbi, quindi non chiedetemi le cose che ho già detto nel tutorial, perché tanto non vi rispondo, cioè c'è il video per quelle risposte lì. E in quel video c'è tutto, è un video di 20 minuti su come fare un acquisto che ci vogliono 3 minuti, quindi c'è proprio tutto in quel video. Guardatelo con calma e poi acquistate. Detto ciò, vi ricordo che io non sono GoFIFA Coins, quindi non posso fare niente, non reclamare con me, andate a reclamare con loro perché sono anche disponibili, cioè ovviamente hanno assistenza e tutto, quindi vi rispondono. Questo per chiarire alcune cose, perché continuano ancora lamentele verso di me quando qualcosa non va bene o quando magari tardano un pochino, ma io lo ricordo, sono un sito piccolo gestito da poca gente, a volte si trovano subissati di ordini, non fanno in tempo a smaltirli tutti, quindi capita a volte che i tempi vadano un po' per le lunghe, ma per le lunghe si intende qualche ora, non è che ci mettono giorni. Però è sempre bene chiarirlo, perché ogni volta mi arrivano messaggi tipo: oddio, oddio, l'ho comprati, 20 minuti sono passati, non mi sono ancora arrivati, sono disperato, Xander, che faccio? Primo, aspetta, perché sono passati 20 minuti, può essere che ci vuole un po' di tempo. Secondo, io vi ricordo che più è alta la cifra che ordinate, più c'è possibilità che ci voglia tempo. Se ordinate 5 milioni di crediti, non vi stupite se ve li mandano dopo 10 ore, perché probabilmente li trovate impreparati e devono anche procurarsi quei crediti. Quindi dategli il tempo e in ogni caso, quando avete dubbi, mandate email a loro perché vi risponderanno. Io non posso fare niente, non lavoro con loro, non ho corsie preferenziali per contattarli, quindi se non leggono la vostra email, per dire, non leggono neanche la mia, ma loro le leggono. Quindi state tranquilli. E penso di aver detto tutto quello che devo dirvi, se devo dirvi qualcos'altro poi ve lo metto o come, cioè lo registro dopo e ve lo aggiungo al video, oppure ve lo metto come nota nei commenti o c'è nota qui in sovrapposizione sul video. E direi che è tutto, quindi io me ne posso anche andare in vacanza. Ci sentiamo sui social per chi fosse interessato appunto durante questa settimana. E per gli altri ci sentiamo quando torno. Comunque vi ricordo che i video continueranno regolarmente ad uscire anche durante questa settimana, quindi io non vi lascio soli. È tutto, alla prossima, ciao!